Buongiorno ragazze. Affrontiamo oggi una nuova lezione andando a cercare di capire come si può fare a risolvere i problemi, a imparare a risolvere i problemi e a ragionare meglio. Quindi andremo ad analizzare un processo di problem solving, viene chiamato così in psicologia, collegandolo al funzionamento dell'intelligenza, del ragionamento. Allora, intanto dobbiamo prima di tutto chiederci: ma quando una persona è intelligente? Nelle lezioni precedenti, vi ricordate, abbiamo visto che esistono più definizioni di intelligenza: intelligenza generale e unica o intelligenze multiple. Per quanto ci siano, diciamo, teorie e autori che affrontano le spiegazioni in modo differente, tutti sono d'accordo su un elemento, cioè l'intelligenza è collegata alla capacità di risoluzione dei problemi. Si definisce una persona intelligente quando è una persona che sa risolvere i problemi. Quindi riuscire a risolvere i problemi, però implica un'altra attività fondamentale che è quella dell'adattamento all'ambiente e soprattutto della creatività. Perché? Perché se io utilizzo vecchi schemi di risoluzione in situazioni assolutamente nuove, queste soluzioni non arriveranno, perché? Perché sovente uno schema vecchio non può essere, diciamo, applicato tel quel su un problema nuovo. Quindi ogni problema ha la sua soluzione, basta trovarla e bisogna però cercarla. E allora voi mi direte come si può fare a trovare la soluzione a un problema. Beh, riuscire ad avere una buona strategia, una buona capacità di problem solving vuol dire imparare a vivere. Io imparo a vivere. E voi mi direte: ma noi viviamo e basta, come facciamo a imparare a vivere? Imparare a vivere meglio, ecco, naturalmente, perché avremo molti meno problemi perché ce li siamo risolti, ecco. Allora, prima di tutto, per imparare a vivere con delle strategie, delle abilità di problem solving, vuol dire riuscire a capire come risolvere il problema. Per riuscire a capire come risolvere il problema, prima di tutto io devo andare a osservare benissimo la realtà e me stesso e andare quindi a identificare quale è il problema, perché molte volte si vanno a perdere risorse, energia e tempo in problemi che sono falsi problemi. Quindi bisogna identificare quale è il problema vero. Da lì familiarizzare poi col problema, cioè andare a conoscere quali sono i dettagli, gli aspetti precisi di quella situazione, per iniziare poi a immaginare una risoluzione del problema. Dall'immaginazione, però, poi non posso fermarmi lì, devo riuscire a raccontare in linguaggio, ecco, verbale o in linguaggio matematico, dipende dal tipo di problema, vedremo poi, raccontare il problema schematizzandolo, cioè bisogna avere un'abilità di sintesi che mi consente di costruire nuove regole, costruire nuove procedure. Allora, a quel punto passo al fare, ho raccontato la nuova procedura e poi devo metterla in atto. Non basta vedere la risoluzione, bisogna farla poi la risoluzione del problema. Cosa vuol dire fare concretamente una soluzione di un problema? Vuol dire focalizzarsi sul risultato, cioè io devo vedere il traguardo, devo vedere l'obiettivo finale, devo vedere il mio centro da colpire col bersaglio, no, a cui sto puntando.
E poi, nel momento in cui ho ottenuto il risultato, devo fare, diciamo, una rilettura, un controllo, una valutazione finale, cioè andare a vedere se quell'obiettivo, quel bersaglio che io ho centrato era effettivamente la soluzione giusta di quel problema. Poi magari i problemi possono avere anche più soluzioni, lo sappiamo, non esiste mai una strada sola per risolvere i problemi, ma quello che sappiamo è che tutto questo può avvenire solo se io vado ad utilizzare un certo tipo di intelligenza, che è l'intelligenza creativa, certamente l'abbiamo detto già anche prima, ma che è anche l'intelligenza produttiva, cioè l'intelligenza riproduttiva è un'intelligenza che si limita, diciamo così, a riprodurre un sapere già, diciamo così, imparato in precedenza dal soggetto. Invece l'intelligenza produttiva va a vedere in modo nuovo le cose che circondano il soggetto, va a vedere in modo nuovo le strategie appunto di risoluzione che mi consentono appunto di imparare a vivere meglio. Ci aiuta nella lezione di oggi un grande autore del passato, un vero genio, che si chiama Herbert Simon, o forse meglio Simon, perché è statunitense, USA, e nasce nel 1916 ed è morto nel 2001. Herbert Simon ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 1978, ma non era solo un grande economista, era anche uno psicologo, un informatico e un esperto di management. Quindi un vero e proprio genio, possiamo dire, perché spaziava in più campi, in più settori, è considerato il padre fondatore di diverse discipline, in particolare delle intelligenze artificiali, ed è stato proprio lui che ha ideato i primi studi sul problem solving. Lui ipotizzava sinteticamente, ecco, tre passaggi. Il primo passaggio è quello appunto dell'individuazione, il secondo è quello della definizione e il terzo è quello della risoluzione. Cosa vuol dire individuazione? Individuazione vuol dire proprio familiarizzazione, col progetto di risoluzione e con il problema. E avviene questa familiarizzazione, abbiamo detto, con l'osservazione, ma anche sul vedere il problema. È un grosso, diciamo, limite delle persone, è quello proprio di non voler vedere il problema. Quindi nascondono a se stessi il problema perché in questo modo pensano che non affrontandolo, in qualche modo si risolverà da solo. In verità, sovente i problemi non si risolvono da soli, anzi, bisogna lavorarci molto, bisogna proprio tirarsi sulle maniche e andare a fare molta molta fatica. Perché nel momento in cui io, diciamo, accetto la sfida di risolvere il problema, devo mettere molte energie in questa risoluzione. Invece molte persone evitano di vedere il problema, proprio quasi si tappano gli occhi perché o hanno paura del problema o non si sentono in grado di affrontarlo e quindi evitano di andare a tentare di trovare una soluzione. E invece che cosa ci dice Simon? Ah, tra l'altro Simon ha anche inventato il GPS, quindi lo sappiamo, questo strumento per trovare la posizione di un luogo è stato da lui ideato, pensate, nel 1957. Quindi
Questo grande autore che cosa ci dice? Beh, che nella vita esistono problemi ben definiti e problemi mal definiti, e quindi anche in base alla tipologia del problema io dovrò andare ad adottare strategie e soluzioni differenti. Ad esempio, un problema ben definito è il problema di matematica che voi dovete risolvere a scuola. Un problema invece mal definito è un problema della vita quotidiana che io devo ritrovarmi ad affrontare. La vita è la mia, il problema è il mio ed è assolutamente nuovo e quindi in base all'osservazione, al riconoscimento, all'analisi del problema dovrò cercare di risolverlo. I problemi ben definiti, di solito appunto quelli della matematica, hanno regole, hanno procedure già note che devono essere semplicemente ricordate e applicate, no? E quindi in modo più chiaro vado a trovare la soluzione. Invece i problemi mal definiti non sono chiari e bisogna in un certo senso inventare la soluzione adattandosi alle possibilità, ai dati, alle strategie, agli elementi che io ho in mio possesso, alle risorse, no? Di cui posso andare a sfruttare in quel momento. Ecco quindi che ci consola, ecco, questa scoperta di Simon perché ci fa dire ancora una volta che quando non si sa risolvere un problema non bisogna disperarsi, ma anche se un problema è mal definito, io posso riuscire ad uscirne. Ogni problema ha la sua soluzione, ragazze, ricordatevelo sempre. Basta riuscire a trovare il come, la strada giusta per risolverlo, naturalmente con il minimo delle perdite, il minimo dei danni. Quindi, insomma, siate ottimiste, siate sempre speranzose, non andate a disperarvi perché in qualche modo si può riuscire ad uscire anche dai problemi che sembrano più grandi, più difficili da risolvere. Va bene, anche oggi quindi la lezione finisce qui. Spero che questi suggerimenti possano esservi utili per riuscire a capire, quindi a utilizzare dei processi di ragionamento, di logica più approfonditi, più intensi in modo da individuare delle vostre strategie, no? Magari appunto come dicevamo prima, scrivendo, narrando, schematizzando i vari passaggi del vostro problema. Mettere un problema su carta può essere già il primo modo per riuscire a prendere in qualche modo distacco dal problema stesso, no? Perché quando si è immersi dentro al problema, si è confusi, e quindi non si riesce, si è come nella nebbia, non si riesce ad arrivare ad una verità risolutiva, chiamiamola così. E invece nel momento in cui mi metto o a parlarne con qualcuno, o a scriverlo appunto su carta, riesco in qualche modo ad essere più lucido, no? Ad avere più i piedi per terra, e questo è fondamentale nel momento in cui devo arrivare, da solo o con qualcun altro a risolvere un problema che è di tipo esistenziale e non di matematica. Va bene, la vostra professoressa Flavio vi ringrazia e vi saluta e vi aspetto alla prossima lezione. Arrivederci!